quando vuoi. Mancava solo questa, il sindaco di Pescara, Carlo Masci, Remagio, nella rappresentazione ormai storica del presepe vivente dell'Istituto Aterno Mantonei di Pescara. Lo faccio molto volentieri perché io ho sempre detto che sarei stato dovunque c'era la città, c'erano i cittadini. E in una scuola come questa del Mantonei, che organizza da 25 anni il presepe vivente, non potevo non esserci, anche perché la preside mi ha detto che i ragazzi, gli alunni mi volevano presente come Re Maggio, e quindi ci sono per vivere insieme a loro questo momento di festa in cui ricordiamo la nascita del bambinello che da 2000 anni ci fa vivere con la grande speranza di una vita migliore per tutti, con il messaggio d'amore, di serenità, di pace, e soprattutto in questo momento storico è fondamentale questo messaggio. D'altronde Gesù Cristo è stato il più grande rivoluzionario che sia mai esistito, ma è stato un rivoluzionario che ha parlato soltanto di pace e di amore, quindi mi fa piacere esserci, lo faccio volentieri. Pescara è una città sempre accogliente, sempre aperta al nuovo e sempre aperta ad aiutare coloro che hanno bisogno, e quindi il messaggio di Cristo, il messaggio religioso, è un messaggio che qui può essere coltivato nel migliore dei modi. Ma come si sente realmente, sinceramente, nei panni del Re Maggio, sindaco? Ma non mi sento attore, mi sento soltanto un fedele che è qui a ricordare la nascita di Cristo, e mi fa piacere esserci senza nessuna pretesa e senza nessuna velleità, solo il momento di stare insieme agli altri e di vivere in comunità questo ricordo bellissimo e questa grande festa che è il Natale. Ma almeno per un attimo è riuscito a staccare la spina dai problemi della quotidianità? Sì, devo dire che stando in questo ambiente con i ragazzi, con gli alunni, con i giovani, sicuramente si riesce a staccare, a fare in modo che ci sia soltanto il momento natalizio che si vive, il momento di questo presepe vivente che è sempre bellissimo nella rappresentazione.